Buonasera a tutti, io sono la dottoressa Barbosa del centro Demetra e insieme alla dottoressa Livi e alla dottoressa Ralli abbiamo fatto questa relazione appunto che parla di microbioma e infertilità. Quindi, allora, cos'è il microbioma? Il microbioma, sappiamo che il genoma umano già dal 2001 è stato mappato e sappiamo che tutti gli organi, i sistemi, abbiamo circa in questo genoma umano già mappato dal 2001 circa 23.000 geni. In questi anni appunto sono stati studiati sempre di più appunto il microbioma dell'organismo umano e qui si è già verificata la presenza di 9 milioni di geni. E questo è già conosciuto come il secondo genoma umano. Perciò il nostro organismo, per avere una funzione normale, ha bisogno proprio dell'interazione degli organi e sistemi con questo microbioma, che sono i batteri che abbiamo nel nostro organismo, soprattutto nella cavità nasale, nella cavità orale, in tutta la pelle, in tutto il tessuto appunto cutaneo, nel sistema gastrointestinale e nel sistema urogenitale. Quindi, allora, parlando un pochino più specificatamente del microbioma nella riproduzione umana, sappiamo che il microbioma umano coinvolge tutta la fase della riproduzione, ossia va dalla gametogenesi alla fertilizzazione, la migrazione degli embrioni, l'impianto e ha implicazioni nell'aborto precoce, in quello del secondo trimestre, oltre che nella patologia ostetrica e nel parto pretermine. Quindi il microbioma del sistema riproduttivo è coinvolto in tutte le fasi della riproduzione assistita. Durante la vita della donna, l'epitelio e soprattutto anche il microbioma vaginale soffre alterazione da quando si nasce, dalla neonata alla fase di menopausa. Ossia, sappiamo che il tessuto, l'epitelio vaginale si modifica a lungo della vita della donna e la presenza, ossia la concentrazione di questi batteri buoni, ossia i lattobacilli, varia anche d'accordo con la fase appunto della donna, ossia subito alla nascita, dovuto a un'influenza dell'organismo materno, la neonata ha un pH vaginale basso e con una grande quantità di lattobacilli. Poi nella fase iniziale della vita, fino alla pubertà, esiste una scarsa quantità di lattobacilli che poi nella vita adulta si prolifera, si aumenta la concentrazione di questi lattobacilli, aumentando la produzione di glucogeno che è responsabile per la diminuzione del pH. Dopo la menopausa questo equilibrio poi non è più lo stesso, visto il fatto che la quantità di lattobacilli nella fase della menopausa della vita della donna già non è la stessa. Quali sono allora il sistema femminile, ossia il sistema riproduttivo, il microbioma femminile è influenzato da vari fattori esterni anche, ossia dalla localizzazione geografica dove si trova questa donna, dal stile di vita, ossia dalle igiene, dalle abitudini sessuali, dal partner, dall'uso di contraccettivo o meno, dai fattori razziali o genetici, dall'età, come abbiamo appena visto nella precedente diapositiva, dal seme, anche il seme ha un suo microbioma che poi può avere un'influenza sia nella salute del microbioma femminile, nella salute riproduttiva di questa donna, nella salute della coppia e di conseguenza nella salute dei nascituri di quella coppia. Questo è un concetto molto interessante da capire, che sappiamo che oggigiorno diciamo, le vagine sono state classificate in cinque vaginotipi, ossia in cinque sottotipi d'accordo con la quantità e il tipo di lattobacilli presente appunto nella vagina in generale della donna. Sappiamo che il sottotipo CS1 è quell'ideale perché ha un'alta concentrazione di Lactobacillus crispatus, seguito dal CS2,
Il CS3 ha una quantità di lattobacilli conosciuto come INERS che ha già un'azione non protettiva delle vaginosi, e soprattutto i CS4 e 5 sono quelle che hanno una scarsità di quantità di lattobacilli e sono i sottotipi più soggetti a infiammazioni e infezioni. Quindi le donne con predominanza di vagino tipo 1 hanno meno frequenza di infezione vaginale. Le donne invece con predominanza di vagino tipo 4 e 5 hanno una maggior tendenza ad avere infezioni. Sappiamo che il vagino tipo 1 ha una protezione sua per quanto riguarda appunto le infezioni da clamidia, da malattie sessualmente trasmissibili. È dimostrato appunto un aumento del rischio infettivo dal CST al CS, dal CST 3 al CST 5. Allora, cos'è questa tale disbiosi? È uno squilibrio, uno stato infiammatorio di questo microbioma equilibrato e sano. Allora, sappiamo che la provenienza, ossia di questo stato infiammatorio, basicamente ha questa infiammazione che crea questa disbiosi, questo squilibrio tra i batteri, ha origine soprattutto nell'intestino. E appunto questa infiammazione madre, questo squilibrio batterico che accade sostanzialmente come base nell'intestino ha poi un'influenza su tutti gli altri organismi, su tutti gli altri apparati, su tutti gli altri tessuti e soprattutto sull'apparato riproduttivo, che è quello che ci interessa in questo caso, creando appunto uno stato alterato di disbiosi vaginali e a questo punto gli stati di vaginite o di vaginosi. Allora, parlando un pochino più in particolare del microbioma del tratto urogenitale, come vedete qua, il microbioma del tratto urogenitale è fatto sostanzialmente della presenza dei lattobacilli, che vediamo in una concentrazione molto più alta. Sappiamo però che le pazienti che si sottopongono a cicli di fertilizzazione in vitro, 40% di queste pazienti presentano un microbioma o microbiota vaginale anormale, ossia alterato. Questa alterazione appunto del microbioma vaginale è responsabile per un maggior rischio di aborto precoce, per aumentare fino a 5 volte il rischio di aborto spontaneo tardivo e aumentare fino a 3 volte il rischio di rottura prematura delle membrane. E ovviamente anche come outcome riproduttivo raddoppia il rischio di parto pretermine. Quindi l'utero, appunto, la vagina, lo sappiamo la presenza di questi batteri, di questo microbioma. E l'utero, allora, l'utero è un organo sterile, si sa di no, il suggerimento della colonizzazione endometriale da parte dei batteri commensale viene dall'isolamento di lattobacilli insieme a altri batteri come micoplasma e la garnerella, è già dimostrata nei primi articoli che parlavano di questo argomento negli anni 90 e confermata negli ultimi articoli, infatti questo è un articolo ora appena uscito nel 2020. Il modo maggiormente plausibile per la colonizzazione del tratto genitale superiore, ossia dell'utero, della cavità uterina, è con l'accensione dei batteri dalla vagina che vanno appunto a finire nell'utero e a colonizzare l'utero. La biomassa del microbioma uterino è stimata ad essere 10 volte inferiore a quello vaginale. I risultati dimostrano che il microbioma vaginale e endometriale sono simili, ma non identici in ogni donna. Questo concetto è molto importante. Il microbioma vaginale e endometriale sono principalmente dominati dai lattobacilli, in porzioni diverse lungo il tratto riproduttivo. La presenza, predominanza di altre batteriche, può portare alla disbiosi o altri tipi di batteri patologici responsabili per l'infertilità. Allora, parlando sempre della differenza tra il microbioma vaginale e endometriale, dal momento che l'impianto avviene nella cavità uterina e non in vagina,
La medicina della riproduzione è principalmente interessata al microbioma endometriale e il suo impatto sul mantenimento della gravidanza. Non basta semplicemente esplorare qualitativamente o quantitativamente il microbioma del tratto riproduttivo. I batteri non fluttuano semplicemente nella superficie dell'organo, ma formano un biofilm tridimensionale che aggiunge complessità e che potrebbe essere di grande importanza se esplorato in futuro. Questo biofilm è presente sia nella vagina che a lungo della cavità, anche nelle tube. Ciò permette un'interazione dinamica e complessa fra i gameti ed embrioni, oltre che con l'interfaccia endometriale. Il microbioma varia anche in relazione ai livelli di ormoni sessuali. Allora, facendo dell'esempio su questo che stiamo parlando, questo è un lavoro pubblicato nel 2017 in cui 110 donne in età riproduttiva si è verificato, appunto, come vedete qui dall'immagine, comunità distinte di batteri dal canale cervicale all'utero, nelle tube, nella cavità peritoneale, diverse da quelle presenti in vagina. Questi risultati riflettono e non solo confermano un microbioma continuum dalla vagina lungo al tratto genitale femminile, che indica che questo ambiente non è un ambiente sterile. Però la differenza quantitativa nella carica batterica osservata tra la vagina e il tratto riproduttivo superiore potrebbe essere appunto dovuta alla cervice, che in qualche modo fa da barriera tra il microbioma vaginale e il microbioma uterino, o quindi trasmettendo meno quantità di batteri dalla vagina all'interno della cavità uterina, ma sappiamo, gli è già confermato, che tutto il tratto genitale superiore esiste appunto la presenza di batteri. Parlando dei fattori di infertilità, come vedete in questo grafico, una coppia su 7 ha problemi di infertilità, definita come assenza di concepimento dopo un anno di rapporti regolari e non protetti. L'iter diagnostico prevede, come lo sappiamo, come lo facciamo insieme, la valutazione del liquido, del ciclo ovulatorio, della morfologia dell'utero, della pervietà tubarica, dell'esame seminale nell'uomo. E purtroppo, nonostante facciamo tutte queste indagini, vedete da questa parte appunto del grafico, 35% delle coppie rimane però senza una diagnosi precisa per la causa dell'infertilità. Le tecniche di procreazione assistita aiutano considerevolmente le coppie nella ricerca di un figlio, ma anche nelle migliori statistiche la quota dei successi intesa come bambini in braccio è ancora molto bassa, purtroppo. Quindi, in considerazione della valutazione precedenti, lo studio del microbioma nell'infertilità sta riscuotendo grande interesse, con un numero sempre più elevato di articoli sul tema. In numerosi studi è stato descritto come il microbiota presente nella paziente infertile, sia nel basso che nell'alto tratto genitale, è diverso da quella paziente fertile. Quindi sappiamo che purtroppo le nostre pazienti che sono sottoposte a procreazione assistita hanno normalmente un microbioma alterato rispetto alle pazienti che sono regolarmente fertile. Parlando un pochino di più sul microbioma endometriale, il ruolo del microbioma endometriale nell'interfaccia materno-fetale all'inizio della gravidanza riveste grande interesse nella medicina della riproduzione, e la migliore comprensione di quello è che l'ambiente uterino in salute e di come ottenerlo sarebbe importante per le donne che devono sottoporsi a PMA, ma anche per chi desidera concepire. Quindi sempre di più lo studio di questo ambiente, questo microbioma endometriale, d'accordo con gli ultimi studi, si verifica che sono sempre più rilevanti, sono sempre più importanti. Appunto, approfondendo un pochino questo discorso, le infezioni uterine sono riconosciute come un fattore di rischio per l'infertilità, che possono portare a una diminuita possibilità sia di impianto embrionale sia all'inizio di una gravidanza evolutiva.
negli anni 90, nei primi studi che hanno appunto iniziato a parlare di questo argomento del microbioma o del microbiota, è stato rilevato in molti studi l'associazione fra infezione endometriale e fallimento di cicli di PMA. La valutazione della flora endometriale veniva fatta in questi primi lavori al momento del transfer embrionario con la cultura del catheter che si utilizzava appunto per fare il transfer stesso, e questi sono i primi lavori pubblicati alla fine degli anni 90 e intorno agli anni 2000. L'esito riproduttivo ridotto era correlato all'isolamento di patogeni endometriali come gli Staphylococcus, lo Streptococcus, l'Enterococcus, le Escherichia coli e i batteri gram negativi. Al contrario, la presenza di lattobacilli era associata ad un aumento del percentuale di impianto e di gravidanza evolutiva. Anche quest'altro gruppo, appunto, a fine degli anni 90, dimostrarono l'importanza di un ambiente microbiologico in salute nella finestra di impianto. In questo studio, nelle pazienti con patogeni endometriali si rilevava un tasso di gravidanza, una pregnancy rate per transfer del 18,7% rispetto al 41,3% delle donne con culture negative, quindi un dato abbastanza rilevante. La cultura classica offre una visione limitata e parziale dell'ambiente uterino, dal momento che non tutti i batteri crescono in condizioni standard di laboratorio, quindi per questo i lavori sono, diciamo, negli ultimi anni sono più rilevanti per quanto riguarda questo argomento, perché la cultura standard non ci permette verificare appunto come sono e studiare bene come sono questi batteri. Per questo motivo sono utilizzati oggigiorno le tecniche di biologia molecolare che danno una visione a 360 gradi del microbiota uterino e possono dare informazioni sulla composizione e l'impatto della flora endometriale nelle pazienti appunto che sono sottoposte a procreazione assistita. Allora, questo è stato un importante lavoro fatto da questa collega che studia molto, una delle principali scienziate che studia appunto il microbioma del tratto genitale femminile, e nel 2016 lei ha pubblicato appunto questo lavoro che ha avuto come obiettivo studiare l'esistenza del microbioma endometriale che differisce di quello della vagina e la sua regolazione ormonale e analizzare l'impatto sull'outcome riproduttivo in pazienti che si sottopongono a FIVET. Ossia, cosa hanno fatto? Hanno preso di queste volontarie, di soggetti fertili e di soggetti asintomatici, hanno preso appunto il fluido endometriale e il fluido vaginale e hanno appunto studiato la concentrazione di lattobacilli in vagina e nella cavità uterina. Come vedete in questa colonna blu, la quantità appunto di lattobacilli è molto prevalente rispetto a tutti gli altri batteri che hanno trovato sia nel liquido endometriale che nel liquido vaginale. Però il dato importante è questo, che hanno verificato che nelle pazienti che avevano una concentrazione di lattobacilli superiore al 90% dei batteri, avevano un pregnancy rate, un implantation rate e una gravidanza evolutiva molto più alto rispetto al gruppo di pazienti che non avevano o che avevano un microbioma con una concentrazione di lattobacilli inferiore al 90%. Quindi loro hanno dato come limite questi 90% di concentrazione di lattobacilli per dire, per concludere appunto come ambiente ideale per aumentare appunto il tasso di gravidanza e soprattutto il tasso di bambino in braccio nelle pazienti appunto che si soggettano a fare questi percorsi di procreazione assistita. Sempre parlando di questo stesso argomento, ossia altri studi, in questo studio qua si dimostra che il microbioma endometriale è stabile durante i 5 giorni in cui l'endometrio è recettivo, conosciuto come finestra di impianto. Lo stesso risultato è descritto in uno studio che valuta i campioni vaginali endometriali di volontarie sane e fertili e in pazienti che si sottopongono a FIVET.
ossia un campione delle volontarie sane erano prelevate in fasi diverse del ciclo e il microbioma era sempre stabile e simile durante tutta la fase del ciclo. Ovviamente questi studi ancora sono, diciamo, campioni di pazienti ridotto e necessitano nei prossimi anni di ulteriore conferma. Questo grafico è interessante per confermare quello che stiamo dicendo, ossia che la concentrazione di un microbioma con una concentrazione predominantemente fatta dai lattobacilli nelle pazienti che si sottopongono alla fecondazione in vitro, appunto hanno un outcome, ossia un risultato favorevole. Invece, quindi il lattobacilli esercita un effetto positivo, la freccia verde, sull'outcome riproduttivo. Invece la disbiosi endometriale o vaginale è correlata a un maggior tasso di fallimento di impianto, ossia la concentrazione di altri batteri con il lattobacilli a livello del tratto genitale femminile fa con che questa disbiosi, questa alterazione appunto per concentrazione di altri batteri che non lattobacilli, purtroppo peggiore l'outcome riproduttivo con la diminuzione del tasso di impianto, aumentando il tasso di aborto, diminuendo il tasso di gravidanza e ovviamente di bambino in braccio. Quindi la importanza clinica della disbiosi endometriale, un esempio per spiegare appunto un momento o una malattia che può provocare questa alterazione dello stato appunto del batterio, del microbioma endometriale, è l'endometriosi, che è una malattia cronica evolutiva caratterizzata dalla crescita di tessuto endometriale al di fuori della cavità endometriale, che porta alla formazione di endometriomi. Questa condizione è presente nel 10% delle donne in età riproduttiva, da sintomi importanti che includono dolore pelvico, cronico e infertilità. La causa dell'endometriosi è ancora sconosciuta, così come il suo trattamento definitivo. Molti sono gli studi che trovano un legame fra la malattia, ossia l'endometriosi, e la presenza di patogeni endometriali, con un ruolo potenziale di questi ultimi nell'insorgenza della malattia. A sostegno di questa ipotesi, la presenza aumentata nei campioni endometriali e nel sangue mestruale di queste pazienti appunto con endometriosi, di questi batteri che teoricamente non dovrebbero essere, l'artinoceti, il corinobatterio, l'enterococco, le coli, la garnerella, a discapito di lattobacilli. Pazienti infertili con o senza endometriosi hanno differenti microbioma rispetto alle pazienti fertili, come recentemente dimostrato dai studi che hanno utilizzato appunto questo nuovo metodo di farla da diagnosi che si chiama Next Generation Sequencing. Questo supporterebbe la correlazione dell'endometriosi con la presenza di infezioni endometriali che alterano la contrattilità dell'utero e facilitano il flusso retrogrado delle cellule endometriali. Un'altra situazione nella quale appunto questa disbiosi o questa alterazione infiammatoria del tessuto endometriale è conosciuta appunto con questo nome, che è endometrite cronica. Ossia, cos'è l'endometrite cronica? È un'infiammazione persistente dell'endometrio da parte dei patogeni. Normalmente i patogeni comuni sono quelli che sostanzialmente creano questa patologia. È normalmente asintomatica, è raramente sospettata, diagnosticata e trattata. È molto difficile stimare la sua prevalenza, che varia moltissimo tra il 0,8 e il 19% nella popolazione in generale, ma fino al 60% nelle pazienti con aborto ripetuto e fallimento di impianto. Quindi può avere conseguenze importanti sulla capacità riproduttiva, diminuendo le probabilità di successo e contribuendo all'outcome ostetrici negativi. Il gold standard attuale per la diagnosi è la istologia, ossia la determinazione tramite l'esame istologico con l'aiuto di questo esame che si chiama immunostochimica, per verificare la presenza di queste plasmacellule conosciute anche come CD138.
ma per la diagnosi vengono utilizzate appunto anche l'isteroscopia e la coltura endometriale. Il trattamento si basa sulla terapia antibiotica di ampio spettro e sulla somministrazione di probiotici. Quindi la diagnosi dell'endometrite cronica è molto difficile per la presenza di tanti fattori confondenti, come il metodo di analisi, il criterio utilizzato per identificare i campioni positivi e i campioni negativi, la fase del ciclo in cui l'endometrio viene valutato, i reagenti utilizzati. Infatti, ad oggi non ci sono linee guida né nazionale né internazionale ancora che aiutano a fare la diagnosi appunto di questa patologia che conosciamo come endometrite cronica. Un lavoro importante uscito nel 2018, sempre della dottoressa Moreno, che ha cercato un pochino di aiutarci a standardizzare il metodo diagnostico di questa situazione clinica, e hanno, in questo molto interessante, hanno comparato i risultati appunto di pazienti con endometrite cronica, sia il risultato estologico, sia il risultato delle colture endometriali, sia dell'immagine isteroscopica e anche di questo nuovo metodo di Next Generation Sequencing, ossia con la biologia molecolare. E hanno cercato appunto di sviluppare un metodo ideale per cercare un metodo almeno più efficace per cercare di trovare la diagnosi dell'endometrite cronica. Però purtroppo anche questo lavoro fatto molto bene, la concordanza tra tutti questi metodi purtroppo hanno verificato che solo in 20% dei casi di tutte le pazienti appunto affette da endometrite cronica, solo 20% di loro avevano la positività su tutti i tre metodi. Quindi è tuttora, nonostante questo lavoro e tanti altri, è molto complicato ancora fare la diagnosi di questa tale endometrite cronica. La diagnosi dipende in larga misura dal metodo utilizzato, ad esempio l'endometrite cronica è spesso sottostimata dagli esami istologici, ma è sovrastimata dall'isteroscopia. In questo studio la maggiore accuratezza appunto è stata dimostrata tramite questo nuovo metodo di Next Generation Sequencing. Queste sono alcune immagini solo per farvi vedere appunto cosa significa dal punto di vista isteroscopico questo sospetto di endometrite cronica, in cui vediamo questi puntini rossi che sono appunto questi focolai iperemici o micropolipi o edema del tessuto o anche sopra i polipi vediamo appunto il sospetto macroscopico di questa tale endometrite cronica. Nel nostro centro ci dedichiamo sempre di più a anche questo metodo, a cercare di capire sempre di più su questa patologia difficile. E solo per darvi un esempio della nostra statistica, ossia negli ultimi anni, dal 2016 al 2019, noi abbiamo fatto 1238 isteroscopie e dei 695 istologici che abbiamo fatto appunto in questi anni, 298, ossia 42,8% dei nostri istologici erano appunto con CD138 positivo, ossia più di 40% delle nostre pazienti appunto presentano questa diagnosi almeno istologica e macroscopica di endometrite cronica. Quindi il ruolo del microbioma sempre nell'infertilità, la presenza di un percentuale di lattobacilli nell'endometrio differisce fra volontarie sane, pazienti che non fanno fecondazione in vitro, e pazienti che fanno fecondazione in vitro dimostra che una alta percentuale delle pazienti infertili presenta un profilo del microbioma endometriale anomalo rispetto alle pazienti fertili. Una recente meta-analisi ha valutato l'efficacia della terapia antibiotica in caso di endometrite cronica e nel miglioramento dell'outcome della gravidanza in pazienti soprattutto con ripetuto fallimento di impianto e aborto di ripetizione. I risultati dimostrano che la terapia antibiotica migliora i risultati in termini di gravidanza evolutiva, gravidanza clinica e di percentuale di impianto.
Per concludere, l'impianto è un processo complesso che richiede l'orchestrazione di molte funzioni biologiche a livello cellulare e molecolare. I progressi nelle tecniche di diagnosi molecolare, la NGS, hanno consentito l'identificazione dei microrganismi a livello molecolare, aggiungendo una nuova dimensione microbiologica alla riproduzione umana. L'esistenza di un microbioma riproduttivo continuo ha messo in luce l'importanza di un microbioma in salute in tutte le fasi della riproduzione, dalla formazione dei gameti all'impianto al parto, coinvolgendo tutto l'apparato riproduttivo. Spostamenti patologici del microbioma del tratto riproduttivo possono essere la causa o la conseguenza di variazioni nella salute della donna. Il microbioma endometriale alterato sembra avere un impatto sull'impianto endometriale embrionale e sul mantenimento della gravidanza, caratterizzato da una diminuita presenza di lattobacilli. È associato con fallimento di impianto e aborto spontaneo. In questo senso, per il successo riproduttivo è importante non solo il profilo del microbioma, ma anche l'interazione funzionale fra la comunità di microrganismi e i loro ospiti. Lo studio del microbioma endometriale, che ha una biomassa ridotta perché è costituito basicamente dalla concentrazione di lattobacillo, costituisce una sfida tecnologica che necessita di essere superata per evitare conclusioni ingannevoli. Dal punto di vista clinico, l'identificazione della disbiosi endometriale come nuova causa di infertilità apre un nuovo campo microbiologico nella valutazione del fattore endometriale per migliorare e personalizzare la cura delle pazienti infertili. Si stanno consolidando sempre di più le nuove terapie prebiotiche e probiotiche che possono essere una strategia per mantenere la composizione ottimale del microbiota. Sempre per concludere, lo studio del microbioma uterino potrebbe essere la nuova dimensione nell'outcome riproduttivo. La terapia futura non sarà eliminare la flora batterica endometriale, ma stabilire il microbioma ideale per il successo riproduttivo. Questa è tutta l'equipe del Demetra. Questi sono dei libri molto importanti per chi vorrebbe eventualmente approfondire il discorso e io vi ringrazio per la vostra attenzione e sono ora disponibile per tutte le domande che eventualmente avete sull'argomento. Enza Borri, eccola qua. Enza. Enza, buonasera. Ci vuole dire qualcosa, Enza? Eccoci qua. Allora, vediamo un pochino. Allora, la Francesca. Allora, andiamo da qua giù. Buonasera, l'ho seguita con interesse. Grazie. Allora, buonasera. Io sono stata operata di gravidanza extrauterina in laparoscopia con esportazione della tuba sinistra. Nella cartella c'era scritto l'utero appare in morfologia irregolare per la presenza di numerosi nodi di mioma e si visualizza a livello del legamento utero-sacrale di destra formazione nodulare riconducibile a probabile nodulo endometriosico del legamento utero-sacrale destro. Come deve interpretare? Può essere causa di due aborti biochimici? Allora Noemi, qui stiamo parlando di un qualcosa che va un po' al di fuori di quello che stiamo parlando, però ovviamente allora, i fibromi se sono esterni non necessariamente diciamo diminuiscono il tasso di gravidanza. Il endometrioma, ossia questo nodulo endometriosico, ovviamente è esterno alla cavità uterina, ma in ogni caso, come detto anche della relazione che vi ho appena fatto, la presenza dell'endometriosi stessa
è uno stato, diciamo, infiammatorio, alterato di tutto il tratto genitale femminile, quindi non solo appunto delle tube, ma anche dell'endometrio, ma anche della vagina, ma anche della risposta ovarica stessa. Quindi non c'è dubbio che l'endometriosi o la presenza di questo nodulo endometriosico, appunto come visto nella sua laparoscopia, crea uno stato infiammatorio il quale diminuisce il tasso di gravidanza. Su questo non c'è dubbio. Non possiamo però imputare che questo sia necessariamente la causa dei due aborti biochimici che lei ha avuto. Qui i fattori normalmente sono multifattoriali, non possiamo imputare solo all'endometriosi la causa di questo aborto, però non c'è dubbio, come detto prima, che l'endometriosi è uno stato infiammatorio che nel suo complesso altera il microbioma e di conseguenza altera a questo punto lo stato di gravidanza. Non possiamo che necessariamente dire che sia la causa dell'aborto, però senz'altro è un cofattore per questa situazione. Ma allora in caso di ripetuti fallimenti di impianto non è possibile fare una profilassi antibiotica per scongiurare l'endometrite cronica? Sì, è possibile fare appunto una profilassi antibiotica. Allora, in realtà nei casi di ripetuti fallimenti di impianto cosa facciamo? Una delle cose che dobbiamo studiare è intanto cercare di studiare o approfondire meglio il discorso del microbioma, ossia fare intanto un'isteroscopia diagnostica per valutare appunto com'è questa cavità endometriale e escludere che non ci siano almeno sospetti macroscopici di questa tale endometrite cronica, fare una biopsia e a quel punto fare appunto una cura antibiotica. Cercare di migliorare questo stato infiammatorio. Esistono tanti gruppi che fanno appunto, come dice lei, Francesca, questa profilassi antibiotica a prescindere prima di un transfert embrionario. Noi per il pick-up, nei casi in cui le pazienti fanno cicli in fresco, noi facciamo una terapia antibiotica al momento del pick-up, la facciamo endovenosa per tutte le pazienti, quindi stiamo già facendo in ogni caso una profilassi antibiotica. Per il transfer da embrione congelato non necessariamente lo facciamo, ovviamente nelle pazienti che hanno tamponi positivo, questa cura antibiotica va sempre fatta, cioè diamo sempre di più importanza alla ricerca di questo microbioma ideale, ossia fare tamponi, fare isteroscopie, per cercare prima di arrivare appunto al momento del transfer stesso di studiare meglio appunto questo ambiente uterino con l'obiettivo appunto di migliorare il tasso di gravidanza. Spero di aver potuto rispondere alla sua domanda. Che altro? Buonasera, attualmente al centro quali sono le metodologie utilizzate per indagare il microbioma di una paziente? Qualora si rivelassero l'alterazione, qual è la terapia? Allora, appunto quello che vi ho appena detto, le metodologie appunto per indagare il microbioma nelle nostre pazienti. Allora, intanto il classico tampone, già questo ci fa capire intanto se sono presenti altri batteri che non ci dovrebbero essere, tipo appunto un ureaplasma, un micoplasma, una clamidia o anche i germi comuni come il streptococco, lo stafilococco. Più che altro interessa anche molto capire la concentrazione, ossia se ci sono i lattobacilli o meno, anche da un tampone vaginale e endocervicale normale. Dopodiché un altro metodo che utilizziamo è la cultura endometriale, ossia arrivare non solo in vagina ma nella cervice, ma arrivare all'interno della cavità uterina con una pipella, una specie di catheter che è capace di prelevare un po' di questo tessuto e inviare questo tessuto sempre alla cultura per capire sempre la presenza appunto di patogeni sia che creano disbiosi oppure la concentrazione di lattobacilli.
Un'altra situazione che ci aiuta a capire o studiare meglio, allora, questo metodo culturale noi possiamo fare sia tramite PCR, che è il metodo più semplice, più classico, ma anche oggigiorno tramite questo nuovo metodo che vi ho spiegato, che è la Next Generation Sequencing, che è un metodo un pochino più complesso, perché studia appunto proprio dal punto di vista di DNA, ossia del genoma di questi batteri, se sono presenti o meno in questo tessuto endometriale. Ci dice anche la concentrazione di lattobacilli, quindi ce ne sono una serie di test che possiamo fare. Purtroppo ancora sono molto costosi e per questo che non utilizziamo in ampia scala su tutte le pazienti, utilizziamo soprattutto nelle pazienti che hanno già fatto tanti cicli, che hanno avuto aborto di ripetizione, che hanno avuto appunto fallimento di impianto. In questi casi utilizziamo questo tipo di metodo diagnostico e ovviamente se ci fossero delle alterazioni o presenza di questi batteri anomali dobbiamo appunto fare come primo passo una cura antibiotica per cercare appunto di debellare questa concentrazione anomala di batteri. Dopodiché utilizziamo sempre di più questi detti prebiotici o soprattutto probiotici per cercare di rinforzare questo microbioma sano, ossia aumentare soprattutto la concentrazione di lattobacilli per migliorare le difese appunto di questi batteri anomali. Buonasera, io sto facendo la cura antibiotica per sospetta endometrite cronica. Visti i puntini rossi che ha visto, la biopsia deve ancora arrivare. Oltre alla cura antibiotica più cortisone, sto prendendo Crispact più Inatal. Cosa potrei prendere oltre a questo per migliorare il tutto? Grazie della sua disponibilità. Grazie a lei, Valentina. Allora, purtroppo, cara Valentina, questo è la cura, cioè, come abbiamo visto da tutti i lavori, sappiamo che tanto per fare la diagnosi di endometrite cronica non ci sono ancora linee guida, è una situazione piuttosto difficile di confermare. Ovviamente, come abbiamo visto dalle diapositive, l'isteroscopia sopravvaluta un po' questa diagnosi, però con l'esperienza, io faccio isteroscopia da più di 20 anni e abbiamo sempre di più, come tutto in medicina, abbiamo sempre di più l'occhio puntato e mirato a queste alterazioni macroscopiche che ci suggeriscono appunto che quel tessuto sia alterato dovuto a un processo infiammatorio cronico, perché poi non è nemmeno fattibile capire quando c'è stata questa alterazione di questo microbioma. Il fatto è dobbiamo cercare sempre di più di migliorare questo aspetto macroscopico e cosa dobbiamo fare? Alcuni colleghi già oggigiorno dicono che anche fare una specie di raschiamento in questo tessuto che è iperemico, che è alterato, che è appunto da un punto di vista macroscopico pieno di quei puntini rossi, già levare meccanicamente questo tessuto potrebbe essere un'idea, cosa che faccio di già quando posso. Però oltre a fare una biopsia per conferma della presenza delle plasmacellule, fare eventualmente questa specie di ablazione meccanica, dobbiamo fare la cura antibiotica, è questo che dobbiamo fare, più il cortisone poi aiuta un po' a diminuire questo stato infiammatorio perenne che abbiamo, ma soprattutto si sa sempre di più che migliorare il microbioma normale, ossia migliorare la concentrazione di lattobacilli, questo è quello che dobbiamo investire. E purtroppo su questo non è facile l'investimento, perché non bastano 20 giorni di probiotici, 20 giorni possono bastare perché per colonizzare dall'intestino, iniziare a colonizzare la vagina, perché ovviamente noi prendiamo i probiotici per bocca, l'uso locale non ha molta efficacia, quindi dobbiamo proprio colonizzare prima l'intestino, come minimo 20 giorni, un mese di terapia, per poi andare a colonizzare la vagina. Quindi tutti gli esperti, i microbiologi appunto che studiano questa situazione,
verificano che come minimo 3 mesi di cura va fatto, ma se non 6 mesi, se non 9 mesi, se non un anno di terapia. Purtroppo, se dobbiamo veramente cambiare questo ambiente uterino in una paziente infertile che lo ha appunto alterato, dobbiamo investire molto sulla cura appunto probiotica. L'isteroscopia e la biopsia si fanno in anestesia. Allora, qui nel nostro centro, io per tanti anni ho fatto l'isteroscopia diagnostica senza la presenza dell'anestesista, però soprattutto per le pazienti che non hanno mai avuto figli, il collo dell'utero era una porzione stretta, è la porzione più stretta che abbiamo appunto nell'utero, e l'ingresso dell'istrumento, l'ingresso appunto dell'isteroscopio può essere fastidioso a certe pazienti. Quindi abbiamo deciso qui nel centro Demetra di fare le nostre isteroscopie, anche quelle diagnostiche, con la presenza dell'anestesista, e tanto per dare un po' di farmaci antidolorifici, ma anche un po' di sedazione endovenosa, per cercare intanto di rilassare la paziente, così ci consente anche all'operatore di eseguire un esame fatto bene, non solo, ma in tutti questi casi appunto soprattutto di sospetto endometrite, di sospetto infiammazione, noi dobbiamo fare la biopsia. La biopsia significa che dobbiamo toccare la parete interna dell'utero con una pinza che è capace appunto di asportare un po' di questo tessuto per poi inviarlo all'analisi istologica. Quindi qui nel nostro centro lo facciamo in anestesia, salvo che la paziente ovviamente non la voglia fare sotto anestesia, a questo punto non lo facciamo. Allora, i probiotici ce ne sono tantissimi oggigiorno in commercio. Siccome, come abbiamo visto da quella classifica nella quale i vaginotipi sono stati appunto classificati come 5 sottogruppi, e nel sottogruppo che ha le difese più alte e uno stato, diciamo, di infiammazione più basso in assoluto, è il CS1, che è quello che è colonizzato per una grande quantità di un tipo di lattobacillo che si chiama Crispatus. Quindi nell'ultimo anno soprattutto io normalmente utilizzo questo ceppo appunto di lattobacillo specifico, che si chiama lattobacillo crispatus. In commercio ce ne sono 2 o 3, ma quello che ha una concentrazione più alta all'interno appunto della bustina è il Crispact, ossia questo si chiama proprio così, Crispact, e associato anche a altri probiotici. Io normalmente quando ci sono stati infiammatori lo associo anche all'Inatal, che contiene l'Enterococcus faecium, che è anche un potente batterio a livello dell'intestino, che migliora appunto le difese intestinali e aiutano appunto, collaborano poi a livello vaginale, prima in intestino poi in vagina, ad aumentare la concentrazione del lattobacilli. Quindi nell'ultimo anno soprattutto, io utilizzo molto il Crispact e l'Inatal associati come minimo per 3 mesi, se non per 6 mesi, o addirittura per certi casi anche un anno. Buonasera, il prossimo mese devo fare l'isteroscopia con biopsia per la ricerca del CD138. È necessario fare pure il tampone? Allora, le linee guida, sia nazionali che internazionali, non obbligano il tampone prima di un'isteroscopia diagnostica. Non obbligano, quindi non è obbligatorio. Personalmente negli ultimi anni io ho cambiato il mio concetto. Negli anni passati non chiedevo mai il tampone prima dell'isteroscopia, anche perché sono tutelata dalle linee guida sia nazionali che internazionali, che appunto non ci obbligano a fare il tampone prima dell'isteroscopia. Però siccome me ne occupo appunto dell'isteroscopia e seguo tante delle nostre pazienti, vedendo come avete visto delle nostre biopsie, più di 40% delle nostre pazienti con questo sospetto di endometrite cronica,
e nella stragrande maggioranza dei casi l'endometrite cronica appunto è causata dai batteri, dai germi comuni, io preferisco oggigiorno, se posso, non è obbligatorio, ma io preferisco avere il tampone prima dell'isteroscopia, anche perché se il tampone viene positivo, io preferisco già fare un ciclo di antibiotico, ossia trattare quell'eventuale infezione nel caso in cui il tampone è positivo, e a questo punto anche ripeterlo prima dell'isteroscopia, intanto siamo un pochino più tranquilli di non portare noi meccanicamente tramite l'isteroscopio un'eventuale infiammazione, infezione a livello della vagina all'interno della cavità uterina. Quindi personalmente negli ultimi anni io cerco di chiedere il tampone prima dell'isteroscopia, anche se, ripeto, non è obbligatorio. Buonasera dottoressa, quindi con la cura probiotica aumenta la possibilità di attecchimento embrionale? Allora, cara Carmela, intanto buonasera, grazie per la domanda. Allora, non possiamo dire che appunto è solo il probiotico che aumenta la possibilità di attecchimento embrionale. Allora, è tutto un complesso di situazioni, è ovvio che non è solo il microbioma responsabile per l'attecchimento dell'embrione, però dobbiamo capire che intanto ovviamente dipende dell'età femminile, dipende della qualità ovocitaria, dipende da una serie di fattori della qualità seminale, quindi più alta la qualità dell'embrione, non c'è dubbio che più alta è la sua eventuale probabilità di impianto, ma anche l'utero è una situazione fondamentale perché ci sia questa interazione tra l'embrione e appunto l'utero e di conseguenza l'impianto e la gravidanza evolutiva. Quindi non c'è dubbio, come appunto detto da questa relazione, che il microbioma, ossia l'ambiente vaginale, ma soprattutto endometriale, ha un ruolo importante in questo impianto embrionale, ossia più stabile, più concentrato di lattobacilli, migliora a questo punto l'outcome riproduttivo. Quindi, di conseguenza, per quelle pazienti che hanno sempre tamponi positivi e una quantità di lattobacilli bassa, questa cura probiotica effettivamente può migliorare l'outcome riproduttivo. E io ho avuto tanti esempi di questa situazione anche ora, nel periodo Covid, che appunto siamo stati chiusi e non abbiamo fatto nessun percorso, però per alcune delle mie pazienti che già facevano uso di questi probiotici, chissà, magari nel tempo, probabilmente questo ambiente è stato appunto migliorato da un punto di vista di concentrazione di lattobacilli e guarda caso ho avuto in questo periodo Covid 3 pazienti mie molto care e un quadro appunto di infertilità molto complesso e che sono rimaste incinte, tutte facendo appunto uso sempre dei probiotici. Perciò io vi consiglio ampiamente l'uso di questi probiotici. Il mio nutrizionista mi ha detto di prendere Probinul 5 neutro, non so il motivo. Mi ha detto di prendere per 10 giorni, poi interrompere per 7 giorni e per 10 giorni, poi interrompere per 7 giorni, poi riprendere per fare 3 volte. Allora, il Probiunil, vediamo un po', Probiunil, vediamo un pochino cosa contiene nel Probiunil. Allora, il Probiunil è sempre un probiotico, mi era incuriosita in capire esattamente cosa contiene. Ok, contiene, va bene, una serie di antiossidanti, ok, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus plantarum, il Rhamnosus, ok, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, ok. Allora, questo contiene un po' quello che contiene anche nell'Inatal, ok. Quindi è un buon probiotico, non contiene il Crispatus, però è un buon probiotico, diciamo, in generale. E a questo punto, sì, io gli consiglio di fare, eccola qua, aspetta,
Eccoli qua. Allora, il collega gli ha detto di fare per 10 giorni, fare delle pause. Sì, va bene anche fare delle pause. In realtà, ripeto, i microbiologi che studiano di più queste patologie, questi appunto batteri, loro consigliano di fare per un periodo prolungato, di fare continuativo per un periodo prolungato. Quindi probabilmente il collega qui gli ha suggerito di fare delle pause, più che altro anche per non farle prendere per un periodo continuativo, però io non vedo il perché. Io sinceramente le avrei detto anche di continuare almeno per un mese, se non due, ok? Però insomma non è che ci sono controindicazioni. Buonasera, se nel tampone cervicale si trova la E. coli, dà problemi alla fertilità e attecchimento embrionale, dopo una cura antibiotica si deve ripetere il tampone, e come probiotici quali aiutano? Allora, un po' abbiamo già risposto questo, però nel tampone cervicale, allora, la presenza della Escherichia coli, che è un batterio molto frequente dell'infezione urinaria, un batterio molto frequente nel tratto genitale femminile in generale, allora alcuni colleghi non trattano nemmeno la E. coli, cioè, perché sappiamo che è uno dei patogeni presenti appunto con molta frequenza nel tratto genitale femminile. Allora, nelle pazienti fertili non vedo la necessità, se la paziente è asintomatica, non ha infezione urinaria, non ha disuria, non dà fastidio, soprattutto per andare in bagno, per fare la pipì, quindi se è una paziente fertile, con presenza di E. coli nel tampone, sinceramente tanti dei miei colleghi non trattano nemmeno. Quando parliamo di pazienti infertili, sono pazienti che appunto stanno facendo questi percorsi, che sono, come sappiamo, dei percorsi molto impegnativi, dei percorsi che richiedono un investimento molto alto, soprattutto da un punto di vista fisico, psicologico, emozionale, economico. Sinceramente, se io vedo la presenza di qualsiasi batterio, le coli, anche lo streptococco a galaxy, è un altro batterio riconosciuto come molto comune nel tratto genitale femminile, tanti colleghi non lo trattano. Nelle pazienti appunto infertili che devono sottoporsi a un ciclo di procreazione assistita da lì a un mese o due, sinceramente io ritengo interessante e opportuno trattare con la cura antibiotica previo al trattamento della procreazione assistita e anche previo a un transfert embrionario nel caso di trasferimento di embrione congelato. E dopo la cura antibiotica necessariamente dobbiamo ripetere il tampone. Se possiamo, se abbiamo tempo, sì, ma non è obbligatorio. Io normalmente sono un pochino rigorosa, se ho tempo preferisco sempre di ripetere. Come probiotici, ti ho già detto, io negli ultimi anni consiglio molto il CRISPR e l'Inatal. Mi può ripetere quali esami si fanno per i lattobacilli? Allora, per il lattobacilli noi facciamo i tamponi, sia il tampone vaginale che cervicale, la coltura endometriale. Questa coltura endometriale noi la possiamo inviare a diversi metodi diagnostici, alla coltura classica, ma è un metodo poco efficace oggigiorno, alla coltura tramite PCR, che è una coltura sempre specifica, è una valutazione sempre genetica dei batteri, ma che ha un costo relativamente più basso. Oppure sempre alla coltura, però tramite questo nuovo metodo che si chiama NGS, che è un metodo appunto conosciuto come Next Generation Sequencing, che è un metodo capace di valutare la presenza dei lattobacilli, ma non solo, anche di altri batteri a livello endometriale, però ha un costo più elevato. Quindi questi sono i metodi che possiamo appunto verificare la presenza e la concentrazione dei lattobacilli sia a livello della vagina, della cervice, ma anche della cavità uterina. Se uno volesse prendersi un buon probiotico, così come prende ad esempio un Fertifol tutte le sere, quindi abitualmente, quale probiotico mi consiglia? Mi sembra di capire che anche in assenza di endometrite o di altre infiammazioni, prendere un probiotico tutti i giorni male non fa, giusto? Allora,
In realtà non è detto che sia necessario prendere, così come facciamo per l'acido folico, sempre un probiotico. Va valutato quel caso, quella situazione, quella paziente, ossia, perché noi possiamo fare un tampone, un regolare tampone, e vedere che quella paziente presenta lattobacilli in una concentrazione piuttosto alta. Quindi, quella paziente, dopo dobbiamo vedere anche il suo storico riproduttivo, è un primo ciclo, non ha fallimento di impianto, non ha mai fatto una procreazione assistita, quindi non ha problemi intestinali, non ha problemi di infezione urinaria di ripetizione, quindi non penso che necessariamente dobbiamo fare il probiotico a tutte. Va valutato caso per caso, è che nelle nostre pazienti, nella popolazione infertile in generale, sono pazienti con un'altra concentrazione di un microbioma alterato, ossia un microbioma con una concentrazione di lattobacilli bassa. Quindi in queste pazienti ritengo sì molto importante fare l'uso del probiotico, ma non solo per 15 giorni o 20 giorni. Da quando si inizia il percorso, per tutti i 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, consiglio effettivamente di ripristinare o cercare il più possibile di migliorare la concentrazione di lattobacilli e ripristinare il più possibile, fare avvicinare a questi pazienti infertili con una disbiosi, con una concentrazione bassa di lattobacilli, quello che è la situazione ideale, ossia quello che è presente appunto nelle pazienti che sono fertili, che non hanno problemi appunto di impianto, di gravidanza, sono quelle che hanno una concentrazione di lattobacilli molto alta. Quindi in queste pazienti consiglio sì di fare un probiotico, quindi abitualmente. Io ho diversi impianti falliti, colon irritabile e un aborto spontaneo. Potrei prenderlo o sarebbe meglio fare un tampone prima? Allora, cara, ovviamente va studiato un pochino più a fondo la sua situazione, però non c'è dubbio che penso che il tampone come primo passo è interessante se il suo tampone appunto supera più di 3 mesi o di 6 mesi soprattutto. Se l'ultimo tampone risale a più di 6 mesi, vi consiglio come primo passo intanto sì di fare un tampone, non solo vaginale, ma un tampone completo, vaginale e cervicale. Dopodiché, in base al risultato, soprattutto se poca o assenza di lattobacilli, assolutamente le consiglio di fare probiotico. Un'altra situazione interessante che io mi sono tenuta molto al microbioma vaginale, però è molto interessante soprattutto per lei che soffre di colon irritabile, è fare anche lo studio, ossia una foto del microbioma intestinale. Sempre tramite queste nuove tecniche di Next Generation Sequencing esistono tanti gruppi che fanno appunto lo studio del microbioma intestinale, ossia si fa un campione, appunto un tampone anche fecale, per studiare com'è il microbioma, si fa una foto di come è lo stato intestinale di quella paziente in quel momento, soprattutto per queste pazienti appunto che soffrono come lei di problemi intestinali. Dopodiché va ripristinato o con la dieta o con l'uso appunto di probiotici questo microbioma intestinale, che poi ovviamente avrà una ripercussione sul microbioma urogenitale. Esiste poi appunto il test del tampone vaginale che possiamo studiare sempre tramite questi nuovi metodi, la vagina e la cervice. Però nel suo caso, primo passo, gli consiglio un tampone. Dopodiché, se effettivamente ne soffre molto di tutti questi problemi intestinali, una delle idee per lei potrebbe essere lo studio del microbioma intestinale addirittura. Allora, intendi il pap test? No, no, Francesca, il pap test è una cosa, il tampone è un'altra. Allora, il pap test, ossia l'esame citologico
ha come obiettivo prendere un po' di cellule appunto della cervice, dell'epitelio di transizione tra il colo dell'utero e l'epitelio appunto interno e esterno del colo dell'utero, e ha come obiettivo ricercare ossia il tumore del colo dell'utero, ossia se non ci sono delle alterazioni delle cellule che potrebbero, normalmente l'HPV è un virus che crea alterazione dello stato appunto di queste cellule e che potrebbe appunto negli anni generare il tumore della cervice. Il Pap test allora non è un test che valuta il microbioma, ma esclude un'eventuale lesione precursora del tumore della cervice. E questo è il Pap test. Il tampone invece è sempre fatto nello stesso modo, sia con lo speculum e attraverso un cotton fioc che preleva del materiale, però il tampone a questo punto ha come obiettivo studiare se sono presenti appunto dei batteri, ossia un esame culturale, ok? E che ha come obiettivo intanto verificare la presenza dei lattobacilli e poi escludere che non ci siano in concentrazione appunto squilibrata altri batteri o dei funghi come la candida ad esempio, ok? Questo è tampone e Pap test, sono fatti diciamo nello stesso modo ma sono cose completamente diverse. Ho capito, allora, ho capito però a me con il Pap test hanno diagnosticato la candida, vedono tutto quindi, sia i batteri con le cellule? Allora no, con il Pap test delle volte si può verificare la presenza delle cellule di uno stato infiammatorio, ok? Perché oltre a verificare la presenza delle cellule normali che devono essere presenti appunto nella cervice, delle volte loro nella piastrina o nell'ambiente liquido, se il Pap test è fatto tramite questo nuovo metodo che si chiama TrimPep, che sarebbe l'ambiente liquido, si possono anche verificare la presenza di batteri e anche di leucociti, quindi delle volte, o di miceti nel caso appunto della candida, come lei mi ha detto. Quindi è possibile nel vetrino che si fa il Pap test verificare la presenza delle ife, che sono appunto le strutture che creano la candida. Quindi il Pap test ha come obiettivo escludere delle alterazioni delle cellule precursore per il tumore della cervice, ma è anche possibile verificare appunto la presenza di certi stati infiammatori come la presenza di una vaginosi in generale o della candida. Però il metodo ideale per verificare appunto l'alterazione, ossia lo stato infiammatorio della vagina o della cervice, è meglio utilizzare il tampone, ok? Spero che gli sia chiaro la differenza dei due metodi, ok? Bene, l'importante è questo. I probiotici possono far venire la candida? No, normalmente gli antibiotici possono far venire la candida, perché gli antibiotici squilibrano appunto spesso la flora intestinale e urogenitale e di conseguenza gli antibiotici possono predisporre appunto allo squilibrio dei patogeni. La candida è uno dei patogeni che coesiste all'interno della vagina, però prendendo gli antibiotici ha un'alterazione di questo ambiente vaginale, di questa flora vaginale, e si prolifera appunto la candida. Il probiotico aumenta la concentrazione dei lattobacilli, che diminuisce la concentrazione della candida, ossia il probiotico è una difesa contro la candida, e è per questo, per la candida e per tutte le vaginosi, per i batteri in generale, noi consigliamo appunto l'uso dei probiotici, ok? Mi scusi, i probiotici consigliati da lei sono il Crispact e l'altro si chiama Inatal Duo, ok? Quindi si chiama Inatal. Okay? Grazie a voi. Ok ragazze, allora se non ci sono altre domande
Io spero di essere stata chiara. Se ci sono delle altre domande che eventualmente mi volete porre, io sono disponibile anche tramite email o lasciando poi un messaggio appunto qui o nel sito del Demetra o con le ragazze della segreteria trattamento, insomma, come volete, in qualche modo io vi posso rispondere a queste domande che in futuro potessero eventualmente insorgere in questo vostro percorso. Va bene? Spero di essere stata chiara. Inatal Duo, sì, Fernanda, sì, proprio quello. L'Inatal viene utilizzato soprattutto nelle donne che sono già in trattamento o sono già in gravidanza. L'Inatal Duo normalmente utilizziamo nella fase dei trattamenti, ossia prima di iniziare il percorso. Sono abbastanza simili, hanno concentrazione diversa appunto di probiotici, però entrambi sono buoni. Io nella fase che antecede un percorso della procreazione assistita consiglio il CRISPAT e l'Inatal Duo. Quando siamo già in trattamento possiamo fare sia il CRISPAT che l'Inatal, non ci sono grosse problematiche. Grazie a voi, grazie a tutte voi, grazie mille ragazze, so che siamo state in poche ma non importa, tanto quasi tutte voi vi conosco, siete mie pazienti, quindi io vi abbraccio con tutto il cuore, intanto sono contenta di essere stata qui presente per voi, per quelle altre che vedranno poi questa webinar nel sito appunto del Demetra, e io vi auguro di continuare con la tenacia che avete in questi percorsi, di prendere tanti probiotici per quelle che appunto hanno la necessità di farlo, e ripeto, rimango sempre alla vostra disposizione sia ora che in futuro per ulteriori domande. Va bene? Vi abbraccio forte a tutte e alla prossima. A presto. Arrivederci.